Roma, 21 gennaio 2010, sala dell'ex Consiglio nazionale del Collegio Romano. Il ministro della cultura Sandro Bondi, il direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci, lo storico dell'arte Alvar González Palacios e come moderatore Alain Elkann si riuniscono attorno a Vittorio Sgarbi per presentare il suo ultimo libro, L'Italia delle Meraviglie, una cartografia del cuore. Una guida anomala per tracciare un percorso storico-artistico della penisola senza pretendere la completezza, ma piuttosto seguendo gli spunti emotivi, le predilezioni o anche le idiosincrasie dello storico dell'arte più massmediatico d'Italia. Una presentazione che non ha risparmiato la vis polemica e che inoltre ha visto Bondi nominare Sgarbi responsabile del Padiglione Italia per la Biennale di Venezia, nonché delle opere che verranno ospitate al Maxxi di Roma. Di seguito un estratto audio-video della presentazione, con Palacios che tiene a sottolineare il valore anche stilistico e non solo contenutistico del saggio di Sgarbi, e quest'ultimo che pone la domanda: se la bellezza ci salverà, chi sarà però a salvare la bellezza? La bellezza salverà. È vero, bello, no? Ma il problema fondamentale è che il mondo non salvi la bellezza. Questo è il tema vero. La